tutti, si sta muovendo il calciomercato della Ternana Calcio, nel senso che ci sono diverse operazioni, diverse trattative avviate sia in entrata che in uscita. Parliamone un attimo insieme, perché la Ternana, per quanto riguarda le trattative in entrata, è interessata a diversi profili, soprattutto per la difesa, che sono Biagio Meccariello, che è stato dato l'ok al trasferimento tra virgolette dalla società che è in Lecce, e potrebbe arrivare a Terni Meccariello, o comunque o altro profilo interessante. Questo darebbe il via a una serie di operazioni, è quello di Sorensen, difensore del Pescara, ha giocato anche con la maglia bianconera, per chi, con la Juventus per chi non lo sapesse, e questo darebbe il via a altre due operazioni, ovvero Sorensen a Terni e a Pescara potrebbero andare Frascatore e Marilungo. Questo potrebbe innescare un po' questo effetto domino, e vedremo se ovviamente e quali operazioni si completeranno. Per quanto riguarda l'operazione in uscita, c'è un fortissimo interesse da parte del Catanzaro per Filippo Damian, il centrocampista. Ora non so evidentemente se Damian possa andare a Catanzaro o resterà a Terni, questo bisogna vedere poi tra le varie informazioni e tra le varie ufficialità delle trattative. Il direttore sportivo Leone sta valutando, insomma, tutti i dettagli del caso. Adesso, tornando alla partita di Frosinone, persa per 2-0 dalla Ternana, rivedendo le immagini, è stata comunque un'ottima Ternana, una Ternana che ha creato, ha preso una traversa su punizione con Falletti, insomma ha creato diverse occasioni. Certo, innanzitutto dobbiamo entrare in un'ottica che la Serie B, come ha detto anche il mister a fine partita, è un campionato in cui puoi attaccare l'avversario 90 minuti su 90 e non far gol e prendere il contropiede al 91esimo nel minuto di recupero e prenderci gol, perché la Serie B è un campionato così, nel senso campionato, infatti, cioè così, nel senso campionato in cui anche il minimo errore può costarti un gol. E entriamo in un ottico che sarà un campionato, io la chiamo a due, perché secondo me è una due, comunque un campionato di Serie B con squadre abbastanza forti, e la classifica al di là magari delle prime due, tre che si staccano, le altre sono tutte ammucchiate, soprattutto fino a oltre la metà del campionato, quindi sarà un campionato lungo, difficile, e dove sarà importante anche il singolo pareggio. E poi per quanto riguarda la Ternana di ieri, ancora una Ternana che deve essere assolutamente completata, perché ovviamente il direttore sportivo Luca Leone sa che non è questa la Ternana che andrà in campo, non dico il 22 agosto, ma sa che non è questa la Ternana che andrà in campo in Serie B, perché ovviamente dovranno arrivare dei ragazzi, insomma, per migliorare questa squadra. E poi ovviamente mettiamoci il fattore preparazione, ovvero la Ternana sta lavorando molto sulla forza fisica, eccetera, quindi è normale che possono essere leggermente più stanchi degli altri, proprio perché la Ternana fa un ragionamento di lungo periodo. Infatti non a caso il Bari aspettava il calo l'anno scorso di preparazione della Ternana, che non è l'Avellino, stesso discorso, non è mai arrivato, perché la Ternana, al di là insomma delle partite dopo il 25 aprile, ha spinto dall'inizio alla fine, vincendole quasi tutte, se non tutte, insomma, al di là della sconfitta di Catanzaro, qualche pareggio, insomma, facendo un campionato meraviglioso, ma questo dovuto anche a un lavoro di forza fisica fatto da Lucarelli nella preparazione del campionato. E poi per finire volevo semplicemente dirvi, per quanto riguarda dove vedere la Serie B TV, che sono andato così per mia curiosità personale a vedere i prezzi di Elbitz, che è una piattaforma di streaming nata e che inizierà a diffondere lo streaming proprio con la Serie B quest'anno, quindi non so come possa essere la qualità, perché è il primo anno che trasmettono la B e hanno i diritti, tra virgolette, per farlo anche dagli altri due anni successivi. È una piattaforma che si occupa di mobilità urbana, monopattini elettrici, scusatemi, soprattutto,
Comunque, per quanto riguarda il prezzo, c'è la possibilità di fare un abbonamento mensile a 5,99 euro con un cashback di una percentuale, insomma, per altri acquisti sulla piattaforma in termini di mobilità elettrica, oppure c'è un particolare sconto per l'abbonamento annuale che mi sembra venga 4,99 euro al mese invece che 5,99 euro, e anche lì c'è questo cashback per gli acquisti in piattaforma. Non so e non credo che si possa acquisire la singola partita, ma comunque è la piattaforma più economica a livello di prezzi, perché ovviamente è un abbonamento di 6 euro al mese e non è un DAZN che ne costa 20, un TVision che ne costa 20 o 29, dipende che offerta si prende, non è un TVision che più o meno siamo lì, e non è uno Sky che ovviamente è molto più caro. Però non so, insomma, com'è la qualità, perché è il primo anno che faranno lo streaming. Questo era, diciamo, un'informazione per chi volesse acquisire un pacchetto per vedere la Terrana tipo Elbitz, non spendere molto e magari riuscirla a vedere, perché no?